qui siamo a Carrara. Andiamo a prendere l'autostrada per andare a Lucca. Ci manteniamo a sinistra. Siamo arrivati a Lucca, adesso andiamo a cercare le mura vecchie. La città di Lucca si trova sulle rive del fiume Serchio, è nota per la sua cinta muraria rinascimentale che circonda il centro storico. Sopra questi bastioni cinquecenteschi vi sono ampie passeggiate alberate, molto frequentate. Il Duomo di Lucca, dedicato a San Martino, secondo la tradizione fu fondato da San Frediano nel VI secolo, riedificato da Anselmo da Baggio nel 1660 e rimaneggiato tra il XII e il XIV secolo in stile romanico-gotico. Chiesa di San Giusto. Piazzetta dell'Arancio. Sì, vai. Mi prendi? No. Non sei nella campo d'azione. Meccanismo dell'orologio. Siamo in cima alla torre dell'orologio. E questo è il panorama su Lucca. Si vede proprio tutta. Torre Guinigi, una torre medievale alta 45 metri risalente al 300, ha la particolarità di avere un giardino pensile sulla sommità. Torre Guinigi sullo sfondo. Devi tornare indietro, eh. Fa niente, là. Non mi vado a fare un'altra arrampicata sopra la torre, mi tremo ancora le gambe adesso. Un altro luogo caratteristico di Lucca è la piazza Anfiteatro, edificata sui resti dell'antico anfiteatro romano che ne determina la forma.
La Basilica di San Frediano, in stile romanico, uno dei più antichi luoghi di culto di Lucca, fu costruita tra il 560 e il 1112. San Frediano. Siamo sopra le mura di Cinta di Lucca.